Regione Toscana, il Consiglio regionale. Aspro confronto in Consiglio regionale sulla sanità. Nell'ultima seduta il gruppo del Partito Democratico ha presentato e poi approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta al Parlamento italiano sul sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023. Con la proposta si intende incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato dal 2023 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo dello Stato italiano, adeguato all'indice di vecchiaia e all'aspettativa di vita della popolazione. La maggioranza precisa che nell'anno 2021 il finanziamento ordinario dello Stato verso il Servizio Sanitario Nazionale in rapporto al PIL è stato pari al 6,9%, a fronte di paesi come Germania che destina il 9,9% del PIL al finanziamento della spesa sanitaria pubblica, mentre la Francia prevede il 9,3% e il Regno Unito l'8%. Occorre pertanto incrementare in maniera stabile il livello di finanziamento del servizio sanitario, avvicinandolo alla media degli altri paesi europei. Ecco, questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici. Ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato e quindi questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. I voti a favore della proposta di legge sono stati 27, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Quelli contrari 11, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, con le opposizioni che fortemente hanno criticato la proposta poiché è orientata ad aumentare la spesa in sanità ma non a razionalizzare costi e servizi per migliorare l'efficienza e la spesa. Veramente contrapposti, una visione completamente diversa, anche partendo dalle premesse, perché in fin dei conti più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile, ma è importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, un'appropriatezza della spesa è fondamentale, perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, con nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il governo attuale avremo uno 0,6 in più. Questo a titoli, diciamo, reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio, perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché
perché era il 7%? Perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso, un investimento a parità di spese di investimento, era aumentata la percentuale. Quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi. E parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri, evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Ma Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse, avremmo potuto riutilizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità, è evidente che non lo si è voluto fare, Tel Aviv con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello di servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzate, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da GIMBE al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge, del disegno di legno sulla appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere e pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il governo della sanità regionale, ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore, possiamo costruire le condizioni per cui il diritto alla salute sia uguale dal più piccolo borgo della regione fino al comune capoluogo. Inoltre in questa proposta, in questa legge che mandiamo al Parlamento, noi chiediamo di finanziare di più, di mettere più risorse per sostenere il personale sanitario. Noi abbiamo
bisogno di più personale sanitario e abbiamo bisogno anche che le retribuzioni siano migliori rispetto a quelle odierne. Insomma, è una legge di civiltà, è stata approvata già in altre regioni, tra cui il Piemonte, che è a guida del centrodestra. Ci auguriamo che il Parlamento, fatte proprie queste proposte di leggi, le incardini e ci consenta di poter avere una discussione a livello nazionale e di dare quelle risposte che i cittadini che vogliono più sanità pubblica ci chiedono da tempo. Evento di presentazione dell'edizione 2023 della guida Osterie d'Italia 2024 di Slow Food, che vede una forte presenza di locali toscani. Osterie d'Italia è un viaggio nella ristorazione italiana più autentica, raccontata tramite le visite e le recensioni di oltre 230 collaboratori con ben 1752 locali segnalati. I numeri sono sempre più incoraggianti, abbiamo 1752 osterie recensite quest'anno con un numero sempre maggiore di chiocciole, non perché siamo di manica larga, ma perché effettivamente la qualità e l'attenzione rivolta da parte dei ristoratori nei confronti del territorio è sempre più profonda e più alta, per cui c'è una sinergia con la comunità che sicuramente va raccontata e va anche premiata. Andiamo a cercare tutti quei locali in cui c'è sicuramente una fortissima attenzione del territorio e delle materie prime, dei luoghi che raccontino e quindi esprimano il luogo in cui ci si trova e soprattutto in cui si sta bene, in cui si mangia bene e bene, in cui l'accoglienza è un valore fondamentale per l'esperienza complessiva per il consumatore. Cercano luoghi dove si sta bene, la nostra è una terra che ha questa caratteristica anche grazie allo straordinario lavoro di tutta la filiera enogastronomica, quindi dalla produzione alla commercializzazione e alla trasformazione, quindi tutto quello riguarda i luoghi dove si può mangiare, si possono mangiare i nostri straordinari prodotti. È questo innesto intelligente tra l'intera filiera e il turismo che poi ci permette come agenzia regionale, grazie alle collaborazioni straordinarie come quella di Slow Food, di raccontare vetrina toscana in tutto il mondo e di incominciare questa nuova fase che vede ristoranti toscani in altri paesi che ci chiedono di aderire a Vetrina Toscana. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché vuol dire che questo piccolo modello, che è quello che poi ha permesso alla nostra agenzia di diventare capofila di un progetto nazionale sul turismo enogastronomico, quindi governeremo noi con risorse del Ministero un progetto di promozione nazionale. Nella guida la Toscana è ben presente con la segnalazione di 136 osterie, di cui 13 novità e tanti riconoscimenti di qualità e attenzione all'ambiente, per un tuffo nelle tradizioni locali. Sì, io penso che sia importantissimo proprio nell'anno in cui come sistema paese proponiamo all'UNESCO la cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità. E di conseguenza pensiamo che proporre la cucina italiana in questo momento, proporre le tradizioni, proporre la qualità e proporre il territorio vuol dire ancora una volta abbinare l'agroalimentare ai territori e quindi vuol dire abbinare l'agroalimentare al turismo. Le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano. Non c'è un'osteria uguale all'altra, non ci sono dei franchising, non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie, ma ci sono famiglie legate al territorio, legate alla tradizione e legate ai prodotti locali. Quindi ben venga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste. Abbiamo la fortuna di avere due curatori regionali estremamente validi e un gruppo di collaboratori estremamente validi che hanno la passione nel visitare e nel viaggiare il nostro territorio alla scoperta di osterie, botteghe che, come diceva prima Francesca, sono entrate a far parte della guida. E abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri distillatori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie. Prima si diceva che in Toscana si sta bene, sì, si sta bene. Le persone vengono in Toscana per stare bene, vanno nei locali per stare bene. Infatti i locali che sono in guida sono locali accoglienti, perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida. L'osteria è un luogo della Toscana, l'osteria è un luogo in cui stare bene, un luogo in cui andare con la propria famiglia e in questa guida si vede quanta Toscana ci sia, 136 osterie, 28 chiocciole,
che danno il senso di quella che è la capacità di questa terra di produrre soluzioni, prodotti sostenibili, di lavorare sulla biodiversità. In questi anni si è fatto tanto, ancora si può fare, perché la Toscana in questo campo vuole continuare ad emergere. Regione Toscana, il Consiglio regionale.